Si sta tenendo in questi giorni a Budapest il terzo congresso internazionale sugli effetti del rumore sugli organismi marini. Con l'incremento della popolazione sulla Terra nelle ultime decadi, nessuno si sorprende di un aumento del rumore prodotto negli ambienti terrestri. Il mare, invece, viene ancora ritenuto privo di rumore, ma in realtà non è così. In acqua il suono viaggia 5 volte più velocemente che in aria e si disperde molto meno. Non deve quindi meravigliare se suoni i rumori sott'acqua piuttosto che l'eccezione sono la norma. Alcuni di essi sono di origine naturale, dovuti alla pioggia, alla grandine, eccetera. Altri, prodotti dalle attività umane, sono diventati negli ultimi decenni così intensi ed ubiquitari da costituire la frazione di gran lunga più importante del rumore subacqueo, con conseguenze nefaste per le specie marine. Una grande varietà di organismi infatti usa i suoni per comunicare. I più famosi sono i delfini e balene che cantano, fischiano e producono click in quantità. Gli odontoceti, ovvero delfini, capodogli ed orche, producono suoni anche per illuminare acusticamente il mondo in cui si muovono. Similmente ai pipistrelli, queste specie hanno sviluppato la capacità di ricevere informazioni dall'ambiente attraverso l'eco di suoni appositamente prodotti. A dispetto del detto muto come un pesce, pochi sanno che anche i pesci possono essere molto rumorosi. Al momento attuale si conoscono più di un centinaio di specie ittiche sonifere, cioè che producono suoni. Questo avviene tutto l'anno, per esempio per definire i limiti di un territorio, oppure solo in determinati periodi, durante la stagione riproduttiva. Padroni di non crederci, ma molte specie ittiche, per richiamare i loro partner, cantano una vera e propria serenata, formando una sorta di cori subacquei. Mettendo un idrofono, ovvero un orecchio elettronico un po' più sensibile del nostro sott'acqua, si possono sentire anche i click prodotti da crostacei come la canocchia e i gamberetti scocchiatori. Questi ultimi sono responsabili di quel costante brusio, simile al crepitio di fascine che bruciano, che si può sentire sott'acqua anche ad orecchio nudo, ma può diventare così forte da interferire addirittura coi rilevamenti del sonar. La maggior parte delle attività umane che si svolgono in mare, sopra o sotto la superficie, producono rumore. Esplosioni, trivellazioni, pose di tubi subacquei, così come sonar e rilevamenti sismici, che possono danneggiare molta specie, soprattutto i mammiferi marini. A causa della vasta distribuzione del cospicuo numero e dell'alta mobilità, anche le imbarcazioni di tutte le dimensioni rappresentano una delle componenti di maggior rilievo della produzione di rumore antropico in aree costiere. Possiamo dire che, in sostanza, non esistono nel Mediterraneo più aree silenziose per le specie che lo abitano. E purtroppo non si tratta di un problema solo del Mediterraneo. L'esposizione al rumore può produrre un'ampia gamma di effetti su gran parte delle specie marine. Emissioni particolarmente intense inducono la fuga, o come nel caso della balena, la modifica della rotta migratoria. Gli animali che per una qualunque ragione non possono evitare una fonte di rumore sono esposti a condizioni tali da produrre un range di effetti negativi, dal disagio allo stress, alla perdita uditiva temporanea o permanente. L'esposizione a rumori molto forti possono addirittura produrre danni fisici ad altri organi, oltre a quelli uditivi, e provocare la morte dell'animale. Un aumento generalizzato del rumore di fondo riduce le distanze alle quali gli animali possono comunicare fra loro, con conseguenze per ora inesplorate sulla loro vita sociale. Per comprendere come ciò avviene, basta pensare alla difficoltà che incontriamo a parlare con un amico in un bar molto rumoroso. Se questo vale soprattutto per i cetacei, i pesci e i crostacei non sono esenti dal fenomeno, anzi, in realtà il disturbo antropico che caratterizza le aree costiere è costituito per lo più da rumori particolarmente intensi nelle bande di frequenza utilizzate dai pesci per comunicare tra loro. Il rumore prodotto dall'uomo quindi si sovrappone a quello dei loro suoni. Al momento ancora poco si sa sugli effetti a lungo termine di questo tipo di disturbo, ma è preoccupante pensare che bloccando i suoni di corteggiamento, normalmente usati per sincronizzare la riproduzione di due individui, si potrebbe compromettere la fecondazione delle uova e, a lungo termine, la sopravvivenza delle popolazioni locali. Gli effetti del rumore si manifestano anche a livello comportamentale, riducendo per esempio la capacità degli animali di mantenere un proprio territorio quando intrusi cercano di prenderne possesso. Nel tonno, il rumore dei traghetti di passaggio determina anche modifiche delle aggregazioni che si formano normalmente durante le migrazioni alimentari e riproduttive. Uomo e fauna marina però possono coesistere, basta applicare alcuni accorgimenti. Si suggerisce di usare preferibilmente motori di ultima generazione, con innovazioni atte a minimizzare le emissioni acustiche, di mantenere un andamento a velocità costante, privo di bruschi cambi di direzione, e di muoversi a debita distanza da aree sensibili, come aree protette, siti di riproduzione, eccetera. E quando possibile, ricordarsi di spegnere il motore.